Sicuramente molti di voi non conoscono il compagno di Luca Calvani, chi è, che lavoro fa? Andiamo a scoprirlo insieme. Luca è nato a Prato il 7 agosto del 1974 e dopo aver conseguito il diploma di perito tessile nella sua città natale si trasferisce a New York, dove inizia a lavorare proprio in un'azienda tessile. Nel frattempo però inizia a studiare recitazione e dopo aver frequentato l'Actors Studio torna in Italia per seguire l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico. Il 2000 è l'anno della svolta per lui, che debutta sia in televisione che al cinema. Sul piccolo schermo lo vediamo recitare nella serie TV Distretto di Polizia, mentre sul grande lo vediamo nel cast di Al Momento Giusto di Giorgio Panariello e Gaia Gorrini. Questo gli permette di farsi conoscere e di iniziare una carriera che lo porterà a lavorare in tutto il mondo, anche con alcuni registi di rilievo internazionale come Woody Allen e Guy Ritchie. Ma cosa sappiamo della sua vita personale? La storia d'amore di Luca Calvani. L'attore Luca Calvani, protagonista della nuova edizione del Grande Fratello, è stato legato sentimentalmente con la produttrice Francesca Arena dal 2007 al 2015. I due hanno avuto una figlia nel 2009 che hanno deciso di chiamare Bianca. Il 30 giugno 2022 ha reso nota la sua relazione con un altro uomo, Alessandro Franchini, che andava avanti dal 2016. Per fare coming out Calvani ha utilizzato Instagram, dove ha pubblicato una foto insieme al compagno, scrivendo: "Il tempo si ferma e vedo solo luce. Noi". Inoltre lo scorso giugno, sempre su IG, Alessandro ha specificato: "Ci siamo conosciuti al mare, su un prato a fare ginnastica esattamente 8 anni fa. Franchini è un imprenditore di Viareggio e insieme i due hanno aperto un'attività, un rifugio in Toscana che si chiama Le Gushness. Si tratta di un vero paradiso terrestre, come possiamo apprendere dai social network. Su Instagram l'uomo conta 16.500 follower e si racconta mostrando un grande amore per la natura e anche per gli animali. Lo vediamo infatti spesso insieme ai suoi 4 bassotti che sono per lui come dei figli. Va detto che si vede, dalle immagini pubblicate, quanto amore ci sia tra Luca e Alessandro, una cosa di cui sicuramente parlerà anche all'interno della casa più famosa della televisione,